Buongiorno mondo. Finisco di fare la colazione, preparo la bicicletta e parto per il mio periplo del lago d'Iseo. Non è prestissimo, sono le 8. Il campeggio è tutto ancora abbastanza in silenzio, per quello sto parlando molto piano. E a dopo, ci vediamo sulla strada, ragazzi. Ciao. E con molta calma, all'alba delle 9.01 più o meno, sono pronto per affrontare la ciclovia del lago d'Iseo, del periplo del lago d'Iseo. Ho appena lasciato il campeggio e mi tocca pedalare. Questo tratto di ciclabile dopo Predore è veramente una figata, guardate un po', con tutti gli alberi nel lago, spero che si veda, vi faccio vedere così, e la ciclabile che corre sul lato della strada, bellissimo, sotto al parco Corno di Predore, penso si chiami così, non so se si vede, comunque là sopra fanno anche le arrampicate su quelle rocce. Quindi proseguo e mi godo questo bel paesaggio. A dopo! E fino a poche, aspettate che passi la moto. Come vedete sto entrando a Tavernola, Tavernola bergamasca, sapete che non devo neanche spiegarvelo che non so mai usare gli accenti nei nomi dei paesi, quindi insegnatemeli, mandatemi dei vocali, non lo so, fate qualcosa per rendermi meno ridicolo di così. Comunque vi dicevo, questo paese è quello che fino a poco tempo fa era a rischio frana dal monte lì dietro, soprattutto nella zona uscendo dove c'è il cementificio, che passerò molto velocemente perché se ho paura delle gallerie come quella che ho passato adesso, ho sicuramente molto più paura delle frane, anche se adesso il rischio sembra un po' rientrato, ma meglio prevenire che essere seppelliti. Quindi a dopo, pedalo veloce, ciao ragazzi. E come mi ha detto Francesco alias Ciclo Ergo Sud di Life in Travel, una volta passato il cementificio che è quello lì dietro, non fermarti a guardare per aria, pedala Giampino, pedala. Sono ad una seconda galleria di quelle che per me sono il male, buie e pericolose, quindi mi sono fermato per accendere le luci sul casco, sulla bicicletta e indossare le mie bretelline catarifrangenti, perché prima di tutto ci va la sicurezza. Si pedala. Ragazzi, ci sto mettendo davvero una vita, ho fatto poco più di 20 km, tipo 24, sono le 11 passate, ma continuo a fermarmi perché è troppo un piacere fermarsi in riva al lago e godersi un attimo di tranquillità e di pace, soprattutto oggi che non è giorno di festa, quindi è tutto molto tranquillo e regolare, perciò me la godo, tanto non ho fretta, il campeggio è sempre là fermo, quindi...
questo vento forte che si è alzato almeno ormai da un'oretta non mi sta creando grossi problemi sulla pedalata, perché sto andando veramente a velocità di bradipo che neanche un cicloturista pieno di borse riuscirebbe a tenere così bassa, ma ha un vantaggio che in una giornata così piena di sole e di inizio giugno mi sta tenendo fresco rispetto a quello che sarebbe stato e avrei patito molto più il caldo, quindi grazie vento. Come vi dicevo poco fa, oggi sto andando davvero piano. Muriel, scusami, ti prego, scusami. Siccome la ciclopedonale Toline-Vello è chiusa proprio dall'inizio del tratto di Toline fino a più o meno metà per Caduta Massi, mi sono fatto portare da questa parte da un ragazzo gentilissimo che aveva tipo una roba tipo un kangoo, mi ha portato di qua. Adesso però voglio fare almeno un pezzo fino alla chiusura per farmi questa tratta di ciclopedonale che è una delle più belle di tutto il Giro del Lago, quindi è un peccato perdersela completamente. Quindi a dopo, ora ve la faccio vedere. Molto bene, ho appena passato un marone, mi sono trovato un angolino tranquillo, lì dietro c'è la bicicletta, una panchina dove sedermi e riposarmi, proprio in fronte il Monte Isola che è lì dietro, e quindi è giunta l'ora della sosta panino, che sono già le 2:10 e ho fame, ho veramente fame, e quindi mi rilasso un attimino e mi godo questa vista lago. Decisamente molto più di lì. Beh dai ragazzi, diciamo che Iseo senza il caos della gente del giorno festivo come era ieri è davvero molto più vivibile. Sono riuscito a farmi il giro in centro tranquillamente, sono riuscito ad andare in gelateria senza fare un'ora di coda come era ieri, quindi mi sono riuscito anche a sedere sulle panchine all'ombra, che ieri assolutamente neanche a pagarle trovavi un posto su una panchina, e quindi ottima scelta fermarsi qua per riposarsi un attimino prima di fare gli ultimi 5 km, tornare al campeggio e bermi una birra ghiacciata che me la merito e farmi una doccia e rilassarmi un attimino, perché ci sta anche un po' di relax durante la giornata. A dopo ragazzi! Come vi dicevo prima, momento birretta e relax. Cosa voglio di più dalla vita? Beh, una cosa potrei volerla, perché come dice il buon Baffo, la birra va consumata preferibilmente in buona compagnia. Bene, questa sera la chiusura ve la faccio qui davanti all'ingresso del mio mitico UFO Burlone.
mentre mi sto accingendo a cenare con una semplicissima insalata e dello squacquerone, e ceno con queste cose qua perché altrimenti prendono vita e scappano dal camper da sole, perché sono lì da 2 giorni, quindi sono cose fresche che bisogna finire e a me non piace buttare via niente. Quindi ragazzi, non sprecate il cibo, mangio e magari vi saluto dopo, se no vi faccio la buonanotte adesso. Ragazzi, buonanotte. Ebbene sì ragazzi, il Giappino ogni tanto beve anche acqua, poca, centellinata, ma bevo anche acqua. Ho già bevuto 2 birre prima, quindi mi tocca bere un po' d'acqua stasera, dai. Però ho bevuto un Energy, conta? Non lo so.